Ok, allora incominciamo a fare la preparazione della vendemmia. Ora ti spiego meglio. Quando andiamo a vendemmiare deve funzionare tutto sempre in modo perfetto, perché avremo a vendemmiare 9 persone, ci metteremo 3 orette, 4 circa, perché andremo a fare selezione dei grappoli con un attimino più lunga e andremo a fare tutto e deve arrivare tutto, insomma, in cantina nei tempi giusti, perché naturalmente la cantina non si può bloccare, dobbiamo fare i passaggi più veloci possibili, perché giustamente poi più l'uva rimane in giro, più purtroppo abbiamo il problema delle fermentazioni, eccetera, eccetera. Quindi, oggi che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere le cassette per andare a fare la vendemmia. Perché noi vendemmiamo in cassette. Quindi ora andiamo al dosso, pigliamo le cassette e dopo ti dico come ci andiamo a più o meno preparare. Allora, Matthew, cassette caricate. Cassette caricate. Allora, ho prenotato i vendemmiatori. Ce la siamo vista brutta. Allora, perché c'è stata la grandinata, avete visto il video? Io, tu eri sotto il ponte, io mi sono messo sotto il vigneto e guardavo venire giù perché c'avevo... è che non puoi fare niente. No, sono quelle cose... Però c'è andata bene. Però è andata bene, dai. Allora, leggermente toccato forse il rosso, però hai detto fai subito un trattamento. Andiamo subito a fare il trattamento. Quindi risolviamo, chiudiamo subito. Andiamo subito a igienizzare, diciamo, la ferita. Se prendete una grandinata si entra subito. Sì. Tu fai rame? Rame e poi andiamo direttamente a una cosa un po' più specifica, un antibotritico. Ok, per sistemarla. Sì, e ovviamente ragazzi mi raccomando attenzione ai tempi di carenza, ma tanto se chiaro. Avete già il patentino per usare quei prodotti lo sapete già. Beh, comunque non siamo neanche ai primi di settembre, tu raccoglierai a fine settembre, quindi settembre. Siamo... Sì, ovviamente abbiamo calcolato tutto, ecco. E com'è andata quest'anno la vendemmia? È un po' sotto come numeri a livello di volumi, però la però qualità buona. Sembra buona. Cioè, sì, sì, no, l'uva è perfetta dal punto di vista qualitativo, l'uva anche è perfetta. Anche gli zuccheri, ho assaggiato varie uve. Sì, no, ci siamo. Ha fatto bene la botta e l'acqua. Sì, un po' il problema, parlando anche un po' in giro, sono i pH un pochino alti. Che non è mai ottimale per quando si vuole fare Francia corta. Adesso quello che cosa implica? I pH è meglio averli bassi, perché ci vanno a garantire una maggiore diciamo tutela proprio del vino, proprio a livello. Un pH basso tiene tutto più controllato, e in più un pH basso solitamente è indice anche di un'acidità buona, bella elevata. E quindi poi se vogliamo fare metodo classico è vitale. Oh, allora quest'anno è una bella sperimentata, perché il rosso, quello che era rosso, come dice Luca, il vigneto mi chiamava fare quella roba lì, perfetto, sì, mi chiamava proviamo, la bollicina. Proviamo. Tu mi hai detto che comunque voi... Sì, noi abbiamo già due prodotti in linea. Che io ho assaggiato, sono ottimi. Sì. Abbiamo due prodotti proprio in linea che stiamo già facendo da più di 5 anni, quindi... Un po' di esperienza c'è. Sì, sì, siamo fiduciosi. Poi l'importante è, ecco, non raccoglierne troppo avanti, perché sennò sanno di rosso, ma neanche troppo in anticipo, perché sennò sanno di verde, sono acerbi. Cioè, ma lì io su quello, guarda, ho fatto venire 2 volte Marco in vigneto a rompergli le balle. Alla fine è sempre così, professionisti di ogni settore poi vanno a confluire e si spera che poi esca il prodotto. Ma non si spera. Esce un po' però. Fino a quando non ce l'abbiamo la bottiglia. Allora, cassette le abbiamo caricate, il bicchiere. Ora abbiamo caricato le cassette, qua vedo già le presse che sono già pronte. Siamo pronti. Voi, niente, mi fai sapere, ci sentiamo per mercoledì, che noi partiamo, portiamo qua le robe e dai, si fa. Alla grande. Dai Matthew, ci vediamo. Bocca al lupo. Io cerco sempre di non essere molto apocalittico, vacca bestia, però, vabbè, è una vita così, che caspio. Niente, qua il telo è staccato tutto, dovrei attaccarlo. Cazzo, Roma. Io vorrei farvi capire che cosa non sta venendo giù. Ma sì, dai, ridiamo. Sta ancora grandinando, eh. E che cavolo devo farti? Niente, è così. Vedi? No, non sono bolle. È grandine. E lì il mio basilico sta dicendo cazzo mette, cazzo mette, cazzo mette. Così. Niente, è proprio grandine.
proprio bufere grandine. Vaffan bagno le mie piante. Comunque la preparazione di questa vendemmia, mamma mia che fatica. Ora noi dovremmo andare a vendemmiare domani, speriamo che regga stasera. Partirò bello bello per Restino per avere tutto pronto e naturalmente vi porterò con me, vi racconterò tutto il processo. Che fatica, Fiori. Però vabbè, l'importante è che non abbia fatto grossi danni. Ho dato un'occhiata al vigneto, non sembra toccato troppo, quindi vabbè, dai, è andata bene. Farmer, datemi fiducia, provate anche voi a degustare il mio vino, sia quello rosso che la bollicina. Ti lascio qua sotto in descrizione il link. Ci vediamo al prossimo video, o meglio, ci vediamo domani che facciamo la vendemmia, perché uscirà il video, quindi domani iscriviti già al canale, perché così domani sera vai a vedere circa 6:30 il video totale della vendemmia. Chissà quanti quintali faremo. Boh. Dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!